Ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Amici di Wine Soundtrack, ben trovati. Oggi ci troviamo in compagnia di Giovanni Comini. L'azienda si chiama Petra Bianca e siamo in Sardegna. Dove di preciso, Giovanni? Siamo a Palau, fronte isola dei Gabbiani, è una delle principali isole appunto e spiagge della Sardegna, conosciute per i suoi grandi venti. Qua noi facciamo vermentino principalmente di gallura, partiamo da un DOCG superiore con l'idea di fare un vino biologico di assoluta qualità. Raccogliamo 20 quintali ettaro e appunto insieme poi alla principale coltura, che è quella del vermentino, l'altra restante parte la dedichiamo a dei vini rossi con prevalenza Cannonau e Cagnolari, di cui facciamo un rosato. Un po' più di storia invece dell'azienda, perché adesso abbiamo dato una descrizione così molto asettica, no? Però so che alle spalle in realtà c'è qualcosa di più, c'è un racconto un po' più complesso, ecco. Assolutamente sì, diciamo che l'idea nasce dal papà, che quando faceva il turista in Sardegna si è innamorato appunto dell'isola. Prima ha acquistato una casa vacanze, poi ha deciso di acquistare circa 30 anni fa questi 15 ettari fronte mare. Purtroppo lui poi diciamo che ha iniziato il suo sogno, ha iniziato a fare questa piantagione totalmente nuova con l'idea di fare vino biologico e incentrato sulla qualità. Abbiamo realizzato 8 camere e diciamo che purtroppo a un certo punto questo percorso si è interrotto, perché la sua passione appunto per il vino è stata soprasseduta da una malattia. Ha fatto un ictus nel 2020 durante il periodo del Covid, e da lì diciamo che la gestione, per pura passione e volontà di portare avanti questo sogno, è passato a me. Grazie a Dio adesso il papà sta meglio e quindi è contento che il suo sogno in qualche modo stia andando avanti, stia galoppando insieme a me. Ed è rafforzato anche quindi dalla tua testimonianza e dal tuo impegno. Quindi esattamente il tuo ruolo in azienda qual è, Giovanni? Ma diciamo che sono nato un po' come tuttofare, perché ce n'era estrema necessità, naturalmente non venendo principalmente da questo settore, ma avendo una grande passione del vino, il mio interesse principale era quello di portare avanti l'idea del papà di fare qualità. Ho iniziato a intervistare persone praticamente del territorio per cercare di capire che vini si facevano in passato in quella zona. Ho cercato di portare avanti con i collaboratori già presenti, con i nuovi collaboratori che ad oggi abbiamo, l'idea appunto di fare qualità in un territorio che comunque è vocato per essere molto naturale, senza inquinamento, con la possibilità di fare, dal mio punto di vista, vini straordinari, dove manca forse un po' la parte commerciale e la volontà di far capire che anche in Sardegna si possono fare dei vini meravigliosi, ma tutto ciò che è un po' natura in Sardegna si può fare a livello meraviglioso. Ecco. Quindi la natura sicuramente non ostacola, e quello che possiamo dare noi come fattore, diciamo, l'intervento umano è quello che forse fa la differenza, sia dal punto di vista di intervento in cantina, quindi l'applicazione di una filosofia di produzione, a quello che può essere la promozione e la comunicazione. E oggi, a distanza di 4 anni, cos'è la cosa che ti piace di più di questo lavoro? Ma diciamo che finalmente, a distanza di 4 anni, abbiamo sorpassato i principali ostacoli che io ho trovato presenti, diciamo, in un'azienda non ancora definita, dove appunto c'era la mancanza poi della figura principale, o comunque c'è stata la mancanza della figura principale di mio padre. Oggi abbiamo, tra virgolette, riconvertito un po' il metodo di coltura che avevamo a un metodo più innovativo, abbiamo cercato di stare a passo con i tempi e alle figure, prendendo un po' anche l'esempio dalla mia terra bresciana, un po' dalla Franciacorta, cercando di andare a unire anche la parte agrituristica alla parte vitivinicola, quindi andando a creare appunto quelle camere che erano già presenti per la volontà del papà, con l'inserimento di una ristorazione dedicata totalmente alla Sardegna e ai prodotti di nicchia della Sardegna, esempio il tartufo sardo, lo zafferano e tante altre nicchie che si possono trovare in Sardegna, ma molto spesso non si ha conoscenza di questi piccoli
produttori, ma che fanno anche loro come me e si impegnano tutti i giorni per fare dei prodotti di assoluto spessore e assoluta qualità. E direi che come perla la Sardegna sicuramente sa regalare tantissime risorse, sia dal punto di vista appunto turistico che di prodotto e di eccellenza territoriali. Da piccolo cosa sognavi di fare da grande? Guarda, ci sono state tante idee nella mia testa perché diciamo, ho avuto una gioventù abbastanza frenetica, ma una delle cose più grandi e una delle passioni che mi è rimasta è quella delle automobili, quindi c'è stato un periodo, anche se la mia mamma non era molto favorevole, che volevo fare il pilota di automobili. Ci hai mai provato? No, purtroppo no, perché diciamo che naturalmente la mia mamma non era molto d'accordo sul tema, ma diciamo che è una passione che mi è rimasta e ho lavorato anche per qualche anno nel mondo delle automobili, quindi è una cosa che va avanti e diciamo, ci lega anche in famiglia, particolarmente con mio fratello più grande che ci condividiamo poco tempo purtroppo, ma questa passione la condividiamo ben volentieri. Ecco. Ma quindi a che età è arrivato il motorino? Guarda, il motorino è stata una cosa sudata perché mi hanno comprato prima del motorino tipo l'abbigliamento per andare in battaglia, sembrava che dovessi andare in guerra, è arrivato circa 14 anni, ma perché avevano capito le mie esigenze di avere un'autonomia, di riuscire a spostarmi, non tanto perché ne avessi sennò il bisogno per fare altro, ecco. Diciamo che sembrava un Robocop su un motorino, ma ce l'abbiamo fatta, ecco. In questo mestiere prevale la passione o la razionalità? Guarda, ti direi assolutamente la passione. Io ho deciso di portare avanti questo sogno del mio papà sicuramente perché sapevo che era una cosa a lui grata e la posizione e la location che ci ha lasciato è molto interessante. Lo porto avanti principalmente per la mia famiglia che spero che deciderà con i miei nipoti poi di portare avanti tutto questo investimento di tempo e energia che sto facendo. Ti devo dire dal mio punto di vista molto più passionale che razionale, perché comunque mi ha portato a quasi abbandonare un lavoro che mi dava un certo reddito, un certo benessere, per una cosa totalmente di passione al giorno d'oggi. E a proposito di passione, qual è il vino che produci e che ti appassiona di più oggi, quindi il tuo preferito? Ma allora, diciamo che il vino che produco, cerco di mettere amore in tutti i vini che facciamo, sicuramente il vino che ho cercato di mettere più anima e corpo è il nostro Cannonau Riserva, di cui ne facciamo 1300 bottiglie ogni 2 anni e l'ho dedicato alla data di nascita del papà, che è il 1943. Ogni 2 anni perché, Giovanni? Perché per principio, diciamo per legge sarda, per avere un Cannonau Riserva, quindi per disciplinare, il vino deve sostare almeno 2 anni prima dell'uscita. E il vino invece che ti sta dando più soddisfazioni? Ma allora, per quanto riguarda la soddisfazione, diciamo che tutti i nostri vini mi danno una gran soddisfazione, anche perché abbiamo deciso di partire con la medesima qualità su tutte diciamo le etichette. Un vino che mi piace particolarmente è il Sonnai, che è l'altro vino che ho dedicato appunto al sogno del mio papà, di cui ne facciamo 2000 bottiglie, sempre come se fosse un cru legato al terreno che abbiamo molto vicino al mare, e questo mi dà una gran soddisfazione perché nonostante sia un vino di eccellenza che abbia anche un certo costo sul mercato, tutti riescono finalmente a capire che un vermentino di Sardegna può essere un vino di assoluta qualità. E a proposito di qualità, quindi ecco, arriva la domanda su colui che garantisce qualità e stile, quindi l'enologo. Che rapporto hai tu col tuo enologo? Ma allora, diciamo che anche Andrea Pala, che oggi è un po' sulle voci di tutti anche a Vinitaly e i principali scenari, io l'ho conosciuto e l'ho ereditato dal papà quando forse non era ancora così famoso. Diciamo che essendo un giovane enologo, perché ha qualche anno in più di me, condividiamo l'assoluta pulizia nei vini, l'idea di intervenire poco in cantina, e abbiamo deciso di condividere insieme la mission di portare Pietrabianca in bottiglia, quindi non
fare dei vini simili tutti gli anni, ma di lasciare un po' quello che noi andiamo a raccogliere, quindi la nostra uva che con i nostri 20 quintali a ettaro cerchiamo che sia praticamente perfetta, di riportarla esattamente in bottiglia e con tutte le varie sfaccettature, andando a utilizzare poi principalmente l'acciaio in tutti i nostri vini, se non appunto nel Cannonau Riserva, in modo da andare a cambiare nel lato organolettico, nel lato diciamo di naso fondamentalmente ai nostri vini. Il termine del vocabolario enologico che ti piace di più? Oddio, guarda, ce ne sono tanti di termini. Concedo due. Due. Allora, uno è inoculare, forse, non so il perché, ma mi ha lasciato un segno, perché all'inizio non riuscivo quasi mai a dirlo, inoculo, inoculo, inoculo. E non tanto perché si fa qualcosa di particolare, ma proprio per questa cosa che facevo fatica a ricordarmelo e forse dirlo. E l'altro è proprio il termine enologo in sé, perché molto spesso secondo me non è molto ben chiaro cosa faccia un vero enologo in cantina, e quindi secondo me sarebbe un termine assoluto da approfondire, perché naturalmente secondo me è fondamentale avere la presenza di un enologo che abbia studiato questo percorso, con degli studi appunto su come gestire i vini, ma allo stesso tempo l'enologo in sé decide come trattare e cosa voler ottenere insieme al produttore, no? E questo secondo me è quella simbiosi che naturalmente serve per fare degli ottimi vini di eccellenza, dei vini qualità, e sarebbe molto interessante secondo me anche per un pubblico esterno andare a cercare a capire, oltre al termine vino, cosa vuol dire anche il termine enologo, appunto per approfondire la sua persona. Fare il vino è un'arte, e se l'arte fosse ospitata nella tua cantina, quale artista sceglieresti? Guarda, artista a livello musicale ce ne sono tanti, ti direi o Pavarotti o Bocelli, non tanto perché sono delle persone o comunque del tipologia di musica che mi rappresenta. Io purtroppo ho poca cultura dal lato musicale e anche televisivo, perché ho sempre avuto poco tempo e l'ho dedicato sempre a crescere o comunque a fare sport o attività lavorativa crescendo, ma devo dire che quando sento delle loro canzoni, a cui non sono mai arrivato neanche a darti un titolo, mi hanno sempre lasciato una forte emozione e quindi un bel timbro, insomma. Vino e cibo, il tuo abbinamento preferito? Guarda, ultimamente la cosa che mi sta piacendo molto è cercare di abbinare i nostri vini, quindi anche i bianchi, alla carne. È una cosa che credo stia cambiando in evoluzione con i vini, di avere anche dei vini bianchi più maturi del classico vino d'annata, e mi sta piacendo molto l'idea di abbinare vari vini, diciamo longevi, anche di annate molto lunghe, 2018, 2017, ho addirittura assaggiato recentemente un vermentino del 2010, e poterlo abbinare comunque a dei piatti di carne importanti, come rimanendo in Sardegna potesse essere un porcetto, non che sia il mio preferito, ma questo abbinamento vino bianco o cibo importante mi sta piacendo molto. E quindi perché poi mi hai un po', come dire, sorpassato con la domanda successiva, che sarebbe stata l'abbinamento più creativo e azzardato. Abbinamento creativo e azzardato, allora guarda, ne abbiamo provati tanti, perché ho dei discreti amici bevitori, e poi quando entri in questo mondo non puoi fare nient'altro che assaggiare piccoli produttori che conosci, eccetera eccetera eccetera. Una delle cose forse che mi ha lasciato più di stucco è recente, insieme a un caro amico ho assaggiato delle ostriche, ma al posto di essere abbinate al classico champagne le abbiamo abbinate a un vino rosso molto fresco con un bel tannino, e devo dire che è stato un azzardo, ma un azzardo che non è stato poi così male, ecco. Proverò. Completa la frase: un pasto senza vino è come? Un mondo senza donne. E se potessi invitare a cena qualcuno di famoso, chi inviteresti?
Ma ti direi Elisabetta Canalis, penso. E che vino apriresti per l'occasione? Sardegna, potremmo giocare in casa, in quel caso aprirei un buon Sonnai. Tre grandi vini per tre grandi donne. Allora, tre grandi donne, sicuramente il primo pensiero viene alla mamma, a cui dedicherei una Marrone della Pollicella per la sua intensità, la sua dolcezza, ma anche la sua struttura nell'avermi cresciuto. L'altra donna importante della mia vita è stata la nonna, sicuramente dedicherei un passito di Pantelleria. Suona un po' male, non perché sia appassita la nonna, anzi, ma perché è sempre stata dolce e anche lei è stata parte fondamentale della mia crescita. E poi in questo momento, diciamo che donne importanti ne ho avuta qualcuna nella mia vita, ma allo stato attuale non ne ho, o meglio, ricordo quelle che ho avuto, ma lo dedicherò alla donna futura e un bel Cannonau Petra Bianca. Le ascoltatrici sintonizzate in questo momento, apriamo anche una posizione aperta. Giovanni è disposto a aprire una bottiglia di Petra Bianca quando troverò qualche signorina che mi farà stare bene o che mi dia una mano, perché sono molto impegnato sempre. Senti, la spesa più folle che hai fatto per una bottiglia? Spese folli, guarda, ne ho fatte qualcune. Ho sempre ricercato nella mia vita di non legare il vino al brand. Questo perché ho capito poi, andando nel mercato del vino, che molto spesso ci sono dei piccoli produttori che fanno delle cose magnifiche. Quindi oggi darti una cifra, ti direi, non so, un centinaio di euro forse, lasciando perdere vari vini blasonati dove sicuramente ho speso di più, ma un centinaio di euro per bermi qualcosa di molto interessante di qualche piccolo produttore. Sempre parlando di qualità, cosa pensi delle guide di settore? Guarda, credo che le guide di settore abbiano sicuramente una certa influenza sul pubblico finale, e che facciano del bene, perché naturalmente ci sono delle cantine che meritano di essere rappresentate, soprattutto in alcuni territori dove oggi si è un po' meno famosi, soprattutto su un pubblico di larga scala come quello italiano, che magari cerca molto spesso delle etichette o comunque dei territori che sono riusciti a emergere e a uscire, sia per qualità che magari anche per hospitality e tutto quello che gira intorno al mondo del vino d'oggi. Diciamo che sicuramente sono una cosa molto interessante, cercherei forse, ma ce ne sono talmente tante e sicuramente saranno già anche presenti, di fare un qualcosa di particolare che sarebbe piaciuto anche a me provare a organizzare, quantomeno in Sardegna, per andare a riprendere i piccoli produttori e cercare di mostrarli a un mondo un po' più ampio, nel senso che esistiamo molto spesso anche noi, anche se e facciamo molta più fatica molto spesso a farci conoscere all'esterno, perché non abbiamo quella forza economica magari di cantine che sono nate prima di noi, che hanno già un brand affermato, un marchio affermato, comunque sono in un territorio che magari è già molto conosciuto, ecco. Cambiamento climatico e vitigni, qual è il tuo pensiero in merito? Questa è, guarda, un'esperienza che io sto vivendo praticamente da quando sono a Petra Bianca. Ogni anno il cambiamento climatico ci sta mettendo in difficoltà. Noi, grazie a Dio, viviamo di questo vento di maestrale e ho deciso di adottare anche tecnologie in campo, appunto per cercare di fronteggiare, data anche la mia giovane età, di cercare di utilizzare la tecnologia, perché secondo me al giorno d'oggi può dare e può essere una grossa risorsa per andare a combattere una cosa che non siamo più in grado di prevedere, sia siccità, sia cambiamento climatico, sia venti forti, sia soli molto caldi. Quindi diciamo che sicuramente è una cosa che impatterà
e sta impattando sempre di più sulle culture. Io lo sto vivendo andando a toccare la campagna praticamente da quando sono lì. Noi la stiamo cercando di contrastare nel limite del possibile, creando risorse d'acqua, quantomeno la siccità, e diciamo che per il resto tutto sommato soffriamo relativamente poco, perché questo vento di maestrale ci dà una grossa pulizia del vitigno e ci difende poi in autonomia da quello che è principalmente la peronospora, che si soffre in Sardegna con le forti umidità. Per quanto riguarda Ioidio eccetera, diciamo che gli attacchi quantomeno da me non sono così presenti, quindi il principale limite per noi è il grosso caldo e la grossa siccità, e difatti stiamo ragionando anche adesso con i ragazzi che ci seguono in vigna, che ci stanno dando una mano in vigna per creare eventuali pozzi, perché quelli che abbiamo sono diciamo vengono meno con la stagione estiva. La canzone perfetta ad accompagnare il tuo vino perfetto? Allora, la canzone perfetta, anche qua è una canzone che mi è sempre rimasta nel cuore, che è O Sole Mio. Non so dirti neanche qua quale sia il motivo, ma sentendola è una di quelle cose che mi è rimasta nel cuore. Mi dà quest'idea di alzarmi la mattina e riuscire a vedere il mare, che per me è quasi una novità tutti i giorni, perché non ero abituato vivendo in città. E ancora vivi nello stupore, quindi. Esatto, assolutamente. Guarda, penso che Petra Bianca, soprattutto, nonostante sia di famiglia da qualche anno, sia un luogo che tutte le volte che ci vado mi crea stupore, e questa cosa lo dico spesso anche ad amici, che mi lascia sempre un po' perplesso, no? Perché non riesco mai a abituarmi alla bellezza e alla posizione, e probabilmente anche perché mi impegna molto tempo. E la dedicherei al nostro Vermentino, al sole appunto della Gallura e del nord Sardegna, che scalda le nostre uve di Vermentino. Hai mai conservato il tappo di una bottiglia stappata per un'occasione importante? Guarda, sono uno che conserva tappi, sì, tra l'altro assolutamente per delle occasioni importanti, e assolutamente cerco di mettere via tutti i tappi che stappiamo in realtà per cercare di riutilizzarli. Questo perché utilizziamo un tappo monopezzo di sughero sardo che costa molto, e quindi mi dispiace allo stesso tempo buttarlo, e essendo brandizzato cerco di riutilizzarli per oggetti di arredo, comunque da tenere in parte, o perché poi magari qualcuno me li chiede per fare qualche di opera d'arte a casa. È capitato in qualche fiera che me li rubassero, e preferisco far così che buttarli nel cassonetto, nell'immondizia. È una piccola azione comunque che rientra nel piano della sostenibilità, no? Senti, il più grande strafalcione sentito da un sedicente intenditore di vino? Un episodio carino, Un episodio simpatico, ma famoso? No, perché poi non faremo nomi, no? No, guarda, così su due piedi, il più grande strafalcione. Ma direi che un mio carissimo amico, ristoratore praticamente, che non sapevo chi fosse, è venuto a trovarmi in Sardegna, a Pietrabianca, e stavo presentando, come faccio molto spesso, i miei ospiti, i nostri vini eccetera eccetera eccetera. Fatto sta che poi siamo entrati subito in empatia senza neanche conoscerci, e abbiamo iniziato a abusare un po' col vino, e fatto sta che mi fa: ma lo sai che questo verdicchio legato al mio Vermentino è veramente buono? Io non pensavo che esistesse un verdicchio così. Naturalmente lo sbaglio del nome è stato fatto perché eravamo un po' alticci, ma è stato molto carino, perché tra l'altro gestisce un ristorante meraviglioso che fa una cucina meravigliosa, e da lì, ridendo e scherzando, siamo diventati molto amici, e io ho scoperto che poi ero lo chef appunto di questo ristorante, avendo quasi la mia età. C'è sia la concomitanza appunto di essere giovani entrambi, di aver avuto dei sogni che stiamo portando avanti entrambi, e naturalmente di abbinare il mio vino anche alla sua cucina, il che mi fa molto molto piacere. Quindi il vino è come sempre un grande catalizzatore di legami che poi, se sono veri, se sono genuini e sono anche creativi, danno frutto insomma a delle belle cose. A quale personaggio storico faresti assaggiare il tuo vino? Personaggio storico? Storico famoso o storico storico? Storico storico.
penso che lo farei assaggiare al papà di mio papà o al mio nonno. Non sono molto storico, ma anche qua il papà di mio papà non ho avuto la fortuna di conoscerlo e è stato colui che penso che abbia dedicato e abbia, diciamo, trasportato a mio papà la voglia di fare agricoltura, perché mio papà comunque nasce storicamente, diciamo, da una famiglia di pseudo agricoltori e credo che anch'io questa un po' malattia per l'agricoltura l'abbia presa, quindi probabilmente dal mio nonno o probabilmente da qualche bisnonno legato a mio papà. E poi la dedicherei al mio nonno, perché anche lì mi piacerebbe stappare una bottiglia con lui, perché nel periodo, diciamo, di quando io ero piccolino il tempo di stare con papà e mamma era veramente poco e quindi il nonno mi ha fatto un po' da secondo papà e mi piacerebbe berci una bottiglia insieme. Nel 2500, no? Quali vini berranno i nostri simili? Speriamo che berranno, ti dico, spero che berranno dei vini naturali, in senso fatti ancora da uva, perché oggigiorno il mondo sta cambiando talmente tanto velocemente che stanno uscendo nuove mode, nuovi metodi di mangiare, naturalmente arriveremo probabilmente anche delle nuove novità sul bere, ma mi auguro che il vino verrà sempre fatto con l'uva, ecco, indipendentemente poi dalla zona o dalla tipologia di uvaggio o di, appunto, di zona dove viene prodotto, ma mi auguro che venga sempre fatto con la nostra amata uva. Senti Giovanni, io ho capito che ti rimane sempre pochissimo tempo, giusto? Ma quando hai un po' di tempo libero, che cosa ti piace fare? Ma guarda, allora, in realtà quando mi piace stare con gli amici e con le persone che mi fanno stare bene, ho imparato, purtroppo per fortuna nella mia vita, che avendo poco tempo mi piace passarlo bene e con le persone che mi fanno stare bene. Questa è la cosa principale. Sto cercando di dedicare tempo alla mia famiglia, legato a mamma e papà, e ai miei fratelli, ai miei nipoti e comunque anche a tutti gli amici con cui so che posso stare bene. Pochi ma buoni, ma quelli che mi hanno dato una mano, un sostegno anche nelle mie varie sfide, diciamo, di un po' tutta la mia breve e intensa vita. Complimenti. Dai un titolo a questa intervista. Un titolo a questa intervista? Una nuova sfida. E direi che sì, una nuova sfida, la chiamerei una nuova sfida. Bene, c'è una domanda che vorresti suggerire agli autori di questo podcast? Sicuramente sì, ci devo riflettere un momento perché a bruciapelo, però un suggerimento, chiederei forse a tutti se dovessero fare un lavoro diverso da quello di vignaiolo barra produttore di vino, che lavoro tra virgolette gli sarebbe piaciuto fare, non magari col sogno da piccolo come mi è stato chiesto prima, ma al momento attuale. E tu ce l'hai una risposta a questa domanda? Sai che... O non c'è tempo per pensarci? No, sicuramente c'è tempo per pensarci. Ti dico, in questo momento storico nella natura sto bene, anche se mi impegna molto. Una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare, credo che rimarremo sempre nel mondo dei motori, o comunque un qualcosa che mi leghi allo stare, a riuscire a tenere tutta la mia famiglia legata in un posto meraviglioso. Da 1 a 10 dai un voto a questa intervista. Ah, direi 12, dai. Grazie, sei stato sincero? Sì, assolutamente, mi sono anche molto divertito. Bene, grazie. Noi ti ringraziamo perché hai avuto veramente una grande disponibilità e ci hai fatto davvero conoscere da vicino l'azienda, non solo, ma anche un po' uno spaccato della famiglia, delle tue emozioni e di te. Allora Giovanni, prima di salutarci facciamo un piccolo gioco. Io ti dico il nome di un personaggio famoso, anzi, e ti dirò di più, ti farò un regalo perché sceglieremo, visto questa grande passione per i motori, un set di piloti e personaggi del mondo della corsa. Quindi partiamo da Ayrton Senna. Gli dedicherei
credo uno champagne, perché comunque con tutte quelle bolle è stato sicuramente un pilota che ha fatto divertire sia diciamo chi ha qualche anno in più di me che la mia generazione, rivedendo le sue imprese. Quindi direi uno champagne, appunto, perché con tutte quelle bolle me lo immagino una cosa divertente che ci ha fatto un po' saltare sul divano, ecco. Passiamo alle due ruote, quindi a Valentino Rossi. A Valentino dedicherei un bel Lambrusco, perché è stato parte della mia giovane età. Si andava in motorino insieme sempre a amici e parenti a vederlo nel bar di paese in mezzo alla campagna. Era un tutti insieme sul divano, e quindi anche a lui gli dedicherei questo Lambrusco per la giovane età, che potevo permettermi di bere questa cosa molto frizzante che ci accomunava queste domeniche di passione per il motociclista, per le due ruote, con l'idea di vederlo sempre vincere e appunto farci saltare in piedi sul divano. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, credo che gli dedicherei un Barbaresco. È sicuramente un pilota che ha fatto un pezzo di storia, devo dire, naturalmente una storia più recente, dove le macchine credo si guidino un po' meglio rispetto appunto a un periodo relativo a Senna, ma devo dire che è un personaggio che sicuramente ha fatto la storia dandoci dentro, ecco. E chiudiamo con il grande Enzo Ferrari. Beh, Enzo Ferrari direi che anche per il marchio che ha rappresentato, per quello che sono riusciti a fare, per il cavallino Rampart che rappresenta tutta Italia, gli dedicherei un Barolo, perché sicuramente diciamo che oltre a essere stato storia è anche periodo attuale e sarà sicuramente anche futuro, perché è un marchio che credo che per tutta l'Italia sia imprescindibile, al di là anche sia per chi è appassionato di motori ma anche per chi non lo è. Grazie Giovanni, ricordaci allora brevemente come facciamo a raggiungerti a Petra Bianca. Ma allora, oggi noi siamo attivi, come dicevo prima, appunto con le camere. Potete contattarci tramite il nostro sito internet, che è www.petrabianca.com, per tutto quanto riguarda la tematica hospitality. Per quanto riguarda invece la tematica, diciamo, del vino in cantina, stiamo concludendo oggi il nostro e-commerce. Ci abbiamo impiegato un po' di tempo perché, come dicevo prima, le difficoltà di una piccola cantina, di un nuovo progetto, sono abbastanza ampie, ma a breve lanceremo l'e-commerce, che sarà www.cantinapetrabianca.com. Grazie Giovanni, a presto. Grazie a voi. Resta connesso con la community di Wine Soundtrack su Instagram, Wine Soundtrack, su Twitter @WineSoundtrack e su Facebook.com/WineSoundtrack.